su Impero. Ringrazio per il follow Franci Cavi, che ha messo il follow mentre stavo caricando il gioco. Anima chitta Grazie mostra. mille per il follow, benvenuto sul canale. E ora giochiamo un po' su GTA. Dopo un po' di tempo che... Non ho sparato. Perfetto, grazie per il Lui, follow, allora, Zoki. lo Eccolo, dico, aspetti, mi sa che mi ha fatto Zoki. andare da lontano, c'è là. Buongiorno. Allora. Vabbè, sto così. Tutto bene, te? Tutto bene? GPS on e admin on, perfetto. Se riesci finalmente, Adamo. bene, bene, dai. Mia combat, la mia Eevee, il mio taser. Insomma, li farò sostituire tra poco, tutte le armi le faccio sostituire con nuove matricole. Sergente Maggiore Smith, 18, buongiorno a tutti. Ciao Smith. Ciao. Buongiorno. Adamo 1-18. Oh, se c'è? Sì? Mi Posso chiedere una cosa? chieda, mi chieda. Oggi probabilmente ho fatto una stronzata. Cioè, non una Eccola. stronzata grave, no, 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 una Una pazza, cazzata, torna cioè. volante. Però a me, per me è una stronzata. Cioè, il fatto che le fatture Hai delle ripetuto? MS le ho pagate. Ho fatto una stronzata. Sì, devi No, pagarle. devo Ma la tieni in pagarle, ma non agenda al dovrei pagarle. Non ho conto? capito, cioè, mi vengono Sì. rimborsate o no? Questo voglio dire. No. Perché se tu chiami l'ambulanza quella lì non ti viene rimborsata, se no altrimenti aspetti un po' di più e ti arriva l'altra. Beh, te l'ho detto che ti hanno Fai l'altra. scammato. Cioè, scusami un Allora. attimo, tu chiami l'ambulanza fast, è ovvio che paghi, se no ti chiami quella più lenta e non Minchia, paghi. Smith, che Ma cazzo hai quella più. fatto? Quella ha tirato un cazzotto. Ma quella più lenta comunque, cioè, non arriva. Frate, dipende, cioè, alcune volte non arriva. Ragazzi, pazienza e Dipendete in arriva. radio, Non è mannaggia che la la testa miseria. sia Ma sempre arrivo lenta. mezzo di. Non c'è ancora Ma GTA, guardami, come tu funziona? ti Ma arrabbi quando quando c'è ti il arrabbi. rapido. Vabbè. Vado io in mezzo. Vai, Smith. Vado, c'è mezzogiorno, dov'è? Il Ponson. L'attacco automatico, quello sta. Se ci sta. Mezzogiorno? Non sta l'intacco, non so. Vai, Ponson, vedi, vedi, Vabbè. fatela dire. Ciao. E poi me la proponi, Zoki, la cosa NRP, me la proponi? Ah, hanno messo pure il SUV, hanno messo un nuovo scritta police. Vabbè, figli di puttana, va. Sto cazzo di cancello di merda, oh. Oh, Franci, dimmi. Franci, che c'è, che c'è? Ma quanto cazzo corre sto SUV? Non lo usa mai nessuno, ma corre un sacco. Entrare nella dea potrebbe stuzzicarti interesse? Guarda, Zoki, Adam 218. stuzzicarmi interesse, diciamo niente di, cioè, niente di chissà che cosa. Oh! Ma che cazzo? Cioè, scusate, chi è che va contro mare in autostrada con un baller bianco? Che cazzo? Ah, selezione. Comunque, Non è nessuno che beh, no, spettava. forse quella tactica che c'è il vanilla, l'attacco che c'è il vanilla, forse. Sì, Sembra fare un probabile. frontale con uno. Capita.
Era un GPS della polizia. Guarda, ti dico, me l'hanno già proposto, cioè, oddio, cioè io dovevo venire all'operazione della di ieri, dovevo venire in Disadea, cioè io la Disadea della appunto, ce l'avevo anche già pronta, infatti in effetti sono stato taggato da mezzogiorno quando c'era la fase di Bise. Meno male potrei entrare, però comunque la mia carriera da SPD va avanti, cioè io verrò promosso tenente tra poco, quindi... Quindi sarò tenente all'SPD e se mai vorrò entrare nella DEA potrò entrare, comunque niente di, cioè... Mezzo, vedremo, cioè può darsi, cioè, ho già in mezzo mi ha anticipata la cosa. Ah, un ninja. Collega. Chi è? Oh, sono io! Sono io! Ormai quasi non mi spari, oh! Ma Cristo santo, questo è un tanto manco te ne ha la pistola in mano. Ma che c'è? Ma non è vero! Ma fatele mandare uno buono, no? Salve. Ma c'è un ragazziere? Radio 5.22, ok, collega. Ma che volevamo fare con questi? Io direi che possiamo anche andare a prenderceli, visto che non ci danno quello che vogliamo. Chiari, dai, vedi. Signori, c'è un problema. No, sono tre problemi. Sono tre problemi e sono qua davanti a voi, cazzo. Sapete qual è il problema, signori? Che avete qui davanti, vabbè, me Franci, medesimo, non sai qual è il problema, sinceramente, me qui di fronte. Lo so perfettamente, che è una guarda, cosa molto brutta. Che la è una task force della polizia, io ho la multipianofobia, che eravi parlando, ho paura dei multipiani. Dovrei già esserci dentro, teoricamente, perché se sarà la polizia, forse dovrei beh, possiamo fare qui, nessun problema. Un po' così, vedremo. Che cazzo significa? Bestia! Comunque mi piacerebbe come proposta, la prenderei comunque... Bestie, rendetemi immediatamente bestie. O vi mandiamo il quasi tenente all'interno. Quasi tenente, si prepari. Quasi tenente. Ora ti sto chiamando al telefono. Ma che cazzo fai? Non posso intervenire, sono entro nel posto, ciao. Bestie, preparatevi. Cosa succede se all'improvviso adesso entro e vi faccio irruzione? Cosa ne pensate? Spariamo. Che dobbiamo fare? Perché sparate allora? Perché devo farlo? Perché devo... Perché siamo venuti qua? Perché cazzo siamo venuti qua? Non lo so. Cazzo, se stanno per sparare per da loro, dobbiamo intervenire subito. Oddio, cazzo, hanno sparato! Quasi tenente, faccia eruzione, faccia! Come? Ok, allora, vada, prima! Prima continuiamoci! Anche lei, capitano! Vado sulla destra io, pronti? Vado sulla destra io, pronti? Mette, hanno dei soggetti all'esterno! Fatto? Vada! Fatto uno! Fatto! Che figlio di fuchi stronzo! Bravo. Oh! No! Non ce l'ha fatta. Cazzo. Oh! Quasi tenente entri. E niente. E niente, niente. Au. Au. Non si parla da morti. Vediamo cosa fanno, se chiamano l'ambulanza oppure no. Calcola che la DEA è in polizia non mantengono i gradi, in che senso? Cioè non ho capito.
Ah, sì, vabbè, vabbè. Immaginavo. Capito, capito, non è mai immaginavo, immaginavo. Qualcuno chiama l'ambulanza qua o... Io manco so quanti match sono on, quindi io non la chiamo. Ah, penso che l'abbiamo già chiamata, le Spizzer 17, mezzogiorno, penso l'abbiamo chiamati. Forse questa è l'ambulanza nostra. Ti può arrivare qui. Può darsi. 8 medici on. Penso siano questi. Vai, sì, mi sa che stanno arrivando. No, sono fermati. Sono fermati. No. Sono indietro. Che scarso cosa, Franci? Ma hanno chiamato l'ambulanza questi. Siamo qua, io 911 qui LSPD agenti a terra terra urgente bisogno. No. Oh Franci, grazie mille per la sub. Grazie mille. Davvero, grazie mille, Franci. Grazie, grazie, grazie mille, veramente. Grazie mille, veramente. I medici intervengono in questo. In questa città o no? Qua è già spedito, tutti i poliziotti sono. Tutti qua stanno. Qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 medici. Così bene, vabbè. Ma che è? Mi sono salito il naso, ma che è? Un attimo. Che devo mutare la live sempre, se no è nota che sopra il naso. E no, è scomodo, tanto ormai è il bello della diretta, eh. Dai però. Il mio corpo qua a terra. Sì, attacca più abbonato, ma non so perché non dovresti essere più abbonato. Cioè, infatti c'è qualche problema. Perché in realtà c'ho altre sub attive, teoricamente.
sotto. Uno, svenuto, qua c'è un altro. Vai a fare whitelist, vai. A dopo, dai, mi occupo di questo qua a destra per terra. Io prendo lui. C'è ancora ninja. Agenti. Cosa vi sarà mai successo? Allora. Togliamo il giubbotto e la camicia. E si toglie il giubbotto e la camicia. Perfetto. Vediamo i parametri. Allora, non sembrano esserci fuori. Ok, il battito è molto basso, però sta per respiro idem. Ok, CPR 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
L'abbiamo ritrovata in una gioielleria. Aveva dei colpi d'arma da fuoco sul giubbotto antiproiettile, ma in ogni caso non ho un'urtata. Fortuna sta bene, fortuna sta bene. Sì, sì, sì. L'aiuta ad alzarsi, piano, 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 si appoggia a me, si appoggia a me. Oh, ok. Grazie. Perfetto. Nessun problema. Grazie mille. Ok, sente qualche dolore particolare? Un po' sul petto, ma penso che sia per i colpi dei proiettili. Beh, sì, è normale. Non ho dolori. Grazie. Sì, infatti, se pure se spuntano degli ematomi è normale. Okay. L'urto dei proiettili in ogni caso l'ha colpita. Grazie mille, dottore. Le passo la camicia e il giubbotto per quanto possa essere più inutilizzabile. E via. Sì, direttamente. Sì. Ok, guardiamo. Qualche botta. C'è un altro dentro. Ha preso qualche botta. Un altro. Non abbiamo visto. Vedete se ce l'aveva uno. Non gliel'ho trovato, però. Come magari. Dietro ancora. Vedete, c'è uno corpo. Ma baldato. Mimetizzato. Qua dietro. Oddio, ma il comandante. No. Comandante, addirittura. Facciamo subito. Mannaggia. La puoi rimettere. Vabbè, domani mattina avrà ancora più dolore perché comunque i lividi si sentono, la botta la sente poi giocare. Allora, togliamo il giubbotto, anche qua bello ghiaccio, bucato, sperando non abbia penetrato. Ok, va bene, ma di nuovo, da rivederci. Tutti che sistemiamo anche il suo collega qui. Questo dove l'hai trovato? Dietro la banca. Lui è il cassiere, sicuramente. Sì. Non l'avevo visto. Ok, vai, prendi i parametri. Saturimetro e tablet, vai. Allora, i parametri sono stabili. Sembrano esserci né aumenti del battito cardiaco, la saturazione è stabile sui 90, pressione stabile, direi che possiamo... Allora, stabilizziamo un po', vediamo... Tranquilli, da quel punto di vista. Monitoriamolo un po', vediamo se si riprende. In ogni caso non sembra esserci segno di emorragia, i proiettili non dovrebbero aver oltrepassato il giubbotto. Ma non è che c'è questi giubbotti che funzionano alla grande? Per fortuna, sì, sì, sì. Altrimenti... Attimati, non verrebbero usati. Sì, vabbè, a questo punto tanto vanno a utilizzarle proprio. Ok, si sta riprendendo. Dottore, dica. Controlli bene da comandante in mezzo alle gambe sedute a posto, perché visto che dalla bodycam, controllandola, l'hanno sparato proprio lì in mezzo. Ah, perfetto. Ricordo un caso simile arrivato in ospedale. Sì. Già. Okay, forse l'hanno preso anche a lui e non aveva le protezioni. Ah, sì. Ma forse aveva la conchiglia? Non credo. No. Non vedo nessuna protuberanza, sinceramente, da avere conchiglie in mezzo alle gambe. Io non mi esprimo su conchiglie. Oh, oddio, no, scusi. No, scusi. Oddio. Scusi. Ma che cazzo? Scusi. Oh, ma mi perdoni, io sto facendo il mio lavoro. Beh.
Ah, c'ha riflessi, c'ha riflessi fenomenali. Ai. Controlli bene, vede, questo è. Io non lo controllo più, collega, perché questo qua, questi riflessi che c'ha, mi. Questo è il sintomo. No, vabbè, riprovate, cascate, per favore. Guardi. Io sono un semplice tirocinante, faccio affidare al mio superiore in grado, che sennò poi finisce che mi gonfiamo come una zampogna. No, non ho sentito di averla in radio, ripetete per favore. E che vuole che controlli lei, perché lei è il superiore in grado. Ma perché? Vedo, ma quando glielo tocca si agita, capisci? Che cazzo? Allora, prendo un bastoncino abbastanza lungo, lo controllo in questo modo, perché una così non mi pesta. Ce l'avete di poi, la scappata dell'insegnante? Oh, cazzo! Dimmi? Sono Dustin. Senti un po', io adesso sto andando a chiamare Alessio, il vice. Vabbè, il vice. E mi ha detto di venire un attimo al municipio, che altri nomi. Chi è? Ma perché l'andrologo? Scusa, che cazzo va succede? Va bene, io il suo collega mi ha detto stasera che... domani vorrei chiudere sto caso. Ma non è vero, guardi qua, il mio cazzo sta benissimo, controllate, prendetelo in mano. Ma siete dottori, cazzo, già nel senso, vabbè, faccio io, basta che non mi interessa. Dobbiamo restare, magari ci confrontiamo col procuratore e arresteremo, ok? Eccoci. Allora, se riesci a concludere il caso, tu intimi tu quando vai a chiuderlo. Sarò qui al parcheggio. È il tuo caso, quindi io, per me non cambia nulla. Se tu vuoi lavorarci ancora su, lavoraci, altrimenti poi... La ringrazio, dottore. Ok, va bene, grazie, sto bene. Va bene, a dopo. Ciao. No, tutto bene, la ringrazio. Sì, assolutamente. Questo io lo do al capitano. Tenga, capitano. Così muovo cambia. Prego. Va bene, signore, una buona. La ringrazio, arrivederci. Una buona continuazione. Con chi stavamo, la macchina mia? Sì. Lei, come al solito, è sempre prima a cadere. Complimenti. Avete malato dentro da solo. Lei non serve a un cazzo. No. Avete malato dentro da solo, ci credo. No. Torno in centrale. Andiamo a centrale, va, andiamo a rimettere i giubbotti. Criminali, mamma mia. Madonna, stava bene sotto il vecchio lì. Mette il giubbotto, corri. Sì, ho capito, ma vabbè, dai, cambiamo centrale oggi, dai, a posto, proviamo. L'ha detto, io la clippo. L'ha detto. Andremo qua, finalmente. Ma quando stai qua? Ma quando stai qua? Ma qua no. CPG, no? Ma qua no. Vabbè, abitudine. Perché sennò ti sempre... Andiamo. Questa centrale qua è brutta, no, eh? Sì, tutto bene, sto bene. Salve! Era vecchio, oh, ma sei da solo qui? No, sto con sergente maggiore. Tu con chi stai? Chi io stai? Ero da solo. Ah, mo stai con me. Alla rapina col comandante. Ok. Allora, vai su P. Dove? E fai il punto. Metti il punto. E ti ci porta direttamente il navigatore. Non ho capito, dov'è il P? Usciamo un attimo fuori qua, Ah, sì, dentro forse non lo vede. Ok. Punto P. Vai, prendi, vai sul veicolo. Dov'è il veicolo? F. Ah, beh, tanto qua occhi violon ci stanno. Sì, ci stanno, me ne vanta un attimo. F5. Veicolo, garage. Si sente fino a qua, sta urlando. Sì. Cerca la macchina. Ok. Clicca. Mi lagga, allora. Palle, ma non ne ho per scheda video. Uè, Vlad. Guarda, i bandi sono aperti, Vlad, Se vuoi farli, puoi farli, che mi avevi chiesto in privato. No, che cazzo è, Tutti graduati insieme.
Eccomi. Aspetta, andiamo. Te la so. Vabbè, mi fate uno strappo, scusate. Ma sì, dove? Taxi, pantalone e giacca. No, dico in strada. No, non possiamo, sono macchine vabbè. Governative. Allora, all'interno, se una volta ti faccio entrare, devo far vedere i celle, capito? Ah, vabbè, tranquilli, ragazzi. Allora prendo io un veicolo vostro, tranquilli. Grazie mille. Okay. Prendo sì, io un veicolo nostro, poi sì. Lo arrestiamo e lo mandiamo a processo. No, assolutamente. No, che processo. Erci. Pensano di essere spiritosi, queste persone. No, lo voglio prendere, comunque. Guarda, sul rischio pericolo, le sparo se la prende. Sparare così. Beh, è un veicolo governativo. No, ma quella ci sono armi. All'interno ci sono armi, sa? Veramente? Sì, quindi se lei sale su quel veicolo potrei spararle. Vabbè, ah, non l'ho chiuso, ah. Sai che si possono chiudere i veicoli che prendiamo poi dal garage, no? Sì. Sto detective. Comunque oggi sono occhi viola accesi, quindi mi raccomando, eh. Sono sempre detective, che mai perfetto. Se non mi avete levato i gradi sì, sono sì, ancora sempre detective. Ma dove stanno gli altri? Stanno sotto. Stanno a fare. Un attimo, lasciate che stanno a fare i barman. Albe, andiamo in pattuglia? Andiamo. Ma Guarnieri? Hanno chiuso la porta. Bradley! Andiamo? Andiamo. Dai, salite. Andiamo. Andiamo a cambiare auto. Andiamo. La seguo, maggiore. Bradley, come guida? Vabbè. Sali. Sulla moto. Salite, andiamo in pattuglia. Andiamo in pattuglia. Ma lo dica lei, maggiore. Lei è capo dell'operazione. Adam 5, che siamo con un sub. Complimenti, ottima guida. Un po' di merda, lei. Continuiamo col sub, quindi dobbiamo prendere un altro sub. Sì, perché molto bene, maggiore. Andato. Oggi ci sono telecamere accese, quindi mi raccomando. Ok, ricevuto, maggiore. Quindi posso fare ciò che mi piace fare, alleluia. No, sì. Bravo poliziotto, dico. Bravo poliziotto, esatto. Bradley non le piace però fare bravo poliziotto, vero? Non sa guidare. No, Bradley ormai Bradley, perso. I pali. Bradley, la macchina. Mamma mia, Bradley. Bradley, oggi è cieco, oggi si sveglia. Bradley. Vabbè, siamo bloccati dentro. Il reintegro vale solo per chi era dentro questo wipe in polizia. Aiuto. Se tu sei entrato questo wipe, un conto quello scorso wipe non vale. Ma potremmo giocare a pari a dispari per chi deve guidare. Guardi, maggiore Bradley, in questo momento per anzianità... Hai vinto dietro tanti io. Quindi... In missione Jimmy Pasticcino. In missione? Pasticcino. Ma Pasticcino? Ma chi è sta regola? Dai, ragazzi. Cosa hai detto? Vabbè, a voi la scelta. Cosa? Lascia lì due pasticcini prima di andare. Comunque ci sono i bandi aperti, quindi il 10... Molto bene, maggiore. Ci serviva proprio un po' di carne fresca. Buongiorno. Il 10 sera ottima chiudiamo scelta. I bandi, li valutiamo e l'11 iniziano i colloqui. L'11 mattina, così l'11 pomeriggio, così. O adesso decidiamo se il 10 magari già non mandano più bandi, vediamo che c'è un po' di moria di bandi, nessuno manda più nulla, li chiudiamo già quel giorno lì al pomeriggio e apriamo i bandi dopo un'ora, cioè tipo alle 16 del 10 fino alle 16 dell'11 fino alla sera dell'11, grazie, ne so, il 12 sera barra pomeriggio facciamo l'accademia, magari diciamo che dato che ecco sappiamo tutti che adesso saremo solo noi, l'accademia potremo fare magari il pomeriggio e poi la sera la seconda tranche. Sono d'accordo con lei, maggiore, ottima scelta. Ottima scelta, maggiore. No, allora, culo, Arneri. Non me lo sai. Sono solo disciplinato. Io sono 582, maggiore. Guarda, Bradley. È difficile capire che numero è. Ok, non c'è acqua te. Vediamo un po' lui. Reintegro. Ma lo capisce che abbiamo. No, non niente. Niente. Grazie. Chuck. No, non mi fa prendere. Il reintegro. Scusi, maggiore, come sta facendo a prendere dell'acqua attraverso delle dipende gratis, se scusi. Se il personaggio sì, se no. C'è una caduccia lunga. Dipende, entrare e chiederlo formalmente. Corrono tutti. Come si chiama il tuo personaggio?
hanno sparato. No, tutti, Ma che è sta auto? Va dietro avanti. Che corrono tutti? Buon uomo. La si guida mascherato? Ken Maya, vediamo un attimo. Cosa mi risulta? Mi dica, in tre siamo. Io so che questa è un'auto da due in tre, eh? Com'è un'auto da due? Non ci sono anche posti dietro. Va bene. Beh, non ha tutti i torti. O fa a me se andiamo da qualche parte. Poi Ken Maya non beh, voleva dire Pussycat. Si vuole fare un boccone, insomma, però anche lei andiamo non mica mangiare, da dai. Fammi esatto, andiamo a mangiare. Ripeto, c'è un Adam che può venire a prendere il Pussycat. Oh, Bradley, stai girando malissimo. Bradley, allora, guida seriamente, sul serio, dai. Sto per fare un richiamo a lei, al capitano. Vuole un reclamo? Non credo proprio. Capitano. Si comporti bene, su. Si comporti bene, Bradley. Le ricordo che la GoPro di Smith andrà tutta su YouTube come police activity. Quindi si comporti bene. Chiamiamo. Ma penso che siamo tutti come scuola di polizia, non so se credo di no. Che firma. Anni 80, no? Jimmy il Pussycat. No. Avete accettato le dimissioni di Jimmy Pasticcino? No. Le ha mai richieste? No. Sceriffato all'SPD. Ma io non so manco chi sia. Rispondi un attimo alla tua di chiedere prima in privato. Sono da solo. Sergenti, lavorate? Qualcuno di voi? Sì, maggiore, dai, scusi, maggiore. Sergente, già, ho dovuto ricordarvi di controllare la sezione fuori servizio. Nessuno la cagava più dei giorni. Guido, coordini tu che non c'è nessuno. Guarnieri, gli serve il contatto. Sì, un occhio. Va bene, vado in pattuglia allora io. Ci sono sotto ufficiali. Vogliamo andare in ufficio ad accettare... È affermativo. Vogliamo andare... Guarieri, posso chiederle se io vuoi entrare in centrale operativa, per favore? Vabbè, Willy che coordina molto bene. Dov'è? Ancora lui. Mettiti... Compro il Mega Plus 2. Sì, compro io. Allora di fare un'operazione. Sì. Ma vediamo un po' Luxor c'è gente, no? Sì, c'ho gli occhi viola, non si può. Benvenuto buongiorno, benvenuto. È chiuso pure questo, non c'è nessuno parcheggiato. 10-4. Oh, ma schianto, usato, usato. Adamo, singita. È aperto. Secondo lei, Bradley, mi sono messo a fare il fuoco così a caso. Cioè, anche lei. Che ne so? Lo sto facendo perché c'è un'occasione Adam 2, speciale. Adam 2 c'è anche stato su. Piano! Adam 3 c'è anche stato. C'è da casa, c'è Adam 3 c'è anche stato su, no. Adam 5 check. Adam 5 check. Oh, mi viene addosso, signore, ma. Scusi, non lo faccio più, eh. Buongiorno. Buonasera. C'è una festa mascherata. Sì, sì. Una festa mascherata. Ok, perfetto. Allora me la metto anch'io. Okay, ma che lì? Sai che sei più bello. Mi faccia vedere la sua, scusi. Ma lei è bellissima. Sembra un pezzo. È più bello con la maschera che senza. Sì, infatti. Guardi, quando abbiamo finito il servizio, se vuole passare in centrale... È libero di farlo. In caso serva aiuto da parte della polizia, dico. Ma perché mi ha preso? Mi scusi. Vabbè, comunque, togliamo queste maschere, per favore. In quanto collega. Non c'è nessuna festa mascherata, signori. In che senso? Ma che l'ha detto? La chiesa la direttrice, per caso. Ma neanche lo sa lei, neanche la chiesa. È appena entrato. Signori, per favore, togliete le maschere, siamo in un luogo pubblico. In realtà è un privato. Ma infatti no, è un posto pubblico in quanto è un bar aperto al pubblico. C'è un rave. Se no sarebbe chiuso privatamente con solo l'invito. Quindi ma è aperto, privato aperto al pubblico. Esatto. Oh, mamma mia, quanto la fate lunga. Sono dai, arrivato al 43. Colleghi, venite, colleghi, andiamo al banco. Subito, maggiore, la sera. Subito, quello sono che arrivato al 4-3, sono da solo. Avevo chiesto se potevo venire con qualcuno di voi. Aspettate. Affermativo, ora mi arrivo, e le mando subito in pattuglia con qualcuno. 10-4, la ringrazio. 10-8, appena arrivato da 403. Salve. Hai bisogno? Salve, sì, cosa c'è di buono di analcolico?
di analcolico, se vuole uno spritz. Okay, uno spritz, perfetto. Colleghi, volete uno spritz? Sì, se possibile. Ok, facciamo sì. Due spritz a testa, quindi 6 spritz, grazie. Ok, aspetti un attimo perché mi sa che mancano, quindi li devo... C'è anche vedere. Un boccone, un, allora, un panino, qualcosa. Ma lo spritz da quando è analcolico? È analcolico. Spritz alcolico, spritz analcolico. No, analcolico. No, sta pure lo spritz analcolico. Ok, aspettate. Rimangi favorevole. Ci ho messo un po' di tempo. Come hai capito? Ma quella chiede quanto una cagata di volta. Sì, aspetta. Sergente, intervenga per le dimissioni non autorizzate, per favore. Sono due dimissioni non autorizzate. A chi faccio la... A me, a me. Quello in bianco, questo di bianco. Ecco a lei. Vlad, devi rifare il bando. Ok. E da mangiare, colleghi, cosa volete? Qualsiasi cosa decida lei. E facciamo sempre 6 sandwich allora. Ok, 6 sandwich. La rifaccio l'altra fattura. Sì. Ecco a lei, arrivo. Salve. Tanto cucciolo ormai non è, però. Oh, colleghi. Foca. Era buono. Ma vogliamo andare un attimo in centrale? Vado a 4-10-8. Le missioni dei due ragazzi, chiediamo anche più che altro il motivo e quant'altro. Voi è da un po' di giorni che ormai non gioca più. Aspettate che mi mancano due spritz. Sì, adesso convocare in centrale che andiamo a parlarli. Ma Bradley dove è finito? Che? Per la domanda. Ecco voi. Grazie mille. Ti figuri. È davvero? E le spritz? Non ti sono arrivati le spritz? Vabbè, in caso li vedete voi. Ah, sì, ok. Perfetto. Andiamo a fare un giro, vieni. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Ce l'hai risposta adesso? Sì, ce l'ho. Grazie per il follow, it's Francesco. Salve. Salve. Ma chi ha pagato? Io. Ah, ok. Guardate, dove hai finito? C'è uno sfondato l'auto. Non lo so. Ha già fatto ricorso alla motorizzazione? Guarneri. E alla è vero che ho preso l'acqua, no? È vero che ho preso l'acqua, no? Madonna mia, madonna mia. Oh mamma mia. Dammi il numeretto 2, dammi il numeretto 828. Ho perso gli occhi. Però non accade. Come hai perso gli occhi? Speriamo non accada l'effetto inverso. Ani. Eh? Oh, saluta. Amico mio poliziotto. Oh, grandi. Che dici, tutto a posto? Tutto a posto. Buon lavoro. Grazie. Giorno. Arrivederci. Sì. Tutto questo solo nella città d'impero. Sì. Dai, abbiamo una macchina sto. Guarneri, quindi? Con le dimissioni come siamo messi? Che brutto. Maggiore, li ho appena contattati in privato, sto ancora attendendo risposta. Perfetto. Ma la dimissione di Guarneri? No, due reclute un'altra dimissione senza chiedere a nessuno, perché in chat ufficiale non vedo nessuna autorizzazione. Dai, Guarneri. Ok, non sono al momento in città, quindi. Vabbè. Dobbiamo attendere. Io voglio vedere il molo se c'è sta gente. Sì, e poi se c'è? Eh? E se c'è gente? E proviamo subito le nuove pistole che ci hanno dato in dotazione con visore notturno e. Poi se c'è gente. Se c'è gente famo come al solito. Mit. Bunga de bang. No, che bunga de bang? Scappate che te scappo. Sì, pronto, agenzia del mezzo. Sono mezzogiorno. Il mio codice cliente è 0824, come posso aiutarla? Mezzogiorno? Sì. Cosa sei? Un commesso? Un call center, sei diventato? Mi sfratto il piede. Mezzogiorno, ma che? Cosa sono sti orgasmi? Da che orgasmi? Mi ha sfratto il piede. Ma chi ti ha sfratto il piede? Cazzo, un culo. Come cazzo, un culo? No, niente cazzo in culo. Niente. Buongiorno, ma che state dicendo col comandante? Dove stanno? Eh? Oh, culo,
Facci vedere la posizione. Dove sei, mezzogiorno? Dove sei? Io sono... Buongiorno, non orgasmare in chiamata per fuori. Dove sei? Io dove sono? Una rapina adesso, ma mi sta a sparare più quello che mi viene adesso, culo. Andreox, grazie per il follow. No, vedo un po', guardi, sta seguendo il piede. Vabbè, è mezzogiorno, io comunque ho bisogno di rimborsi per... per rimborsi, la... non c'è nessun rimborso. Un rimborso per la fattura del cibo settimanale. Va bene, poi te la do io, okay, va bene. Ok, a posto, ciao. Dai, ciao. Dov'è mezzogiorno? Sono nella rapina. Andreox, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. Marco Columbo, anche tu Columbro, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale anche a te. Giorno sta disturbando la quiete pubblica, la smetta. Qual è la quiete pubblica, mi scusi? La mia. Devo pagare la fattura di $225,000 del Vanilla. Scusi, Smith. Eh? Non posso dire niente perché lui è insorgente maggiore. Gli dici se ha preso per favore la patente da Bocelli? Io lo dico a lei perché sennò a me mi degrada. E calla. Oh. Guardate, vado con due ruote, vado, vedi? Guardate lei, vediamo, Allora. Sta guida bene, si sta impegnando. Mi sta impegnando, Si vede proprio. Anni e anni di esperienza. Esatto. Nero, grazie mille per il follow. Delinquente. Benvenuto nel canale. Ecco, mamma mia, come guida. Grazie mille per il follow, benvenuto ancora, caro. Quindi non ho fatto colazione. Beh, l'acqua te l'ho data, se vuoi te do pure un sandwich. No, io voglio un cornetto. Se vuoi te do un calippo. No, un cornetto. Maggiore, io sapevo che lei era fan sfegatato dei calippi. Fragola, ma io pesca, ho regalato limone. Un calippo a una persona, non è no, calippo. Voglio un cornetto. Ah, poi l'altro, la White, l'ho regalato un calippo. Dove che vendono i calippi? C'è un locale che vendono calippi? Ma dove? Non lo so, ancora un locale. Un cornetto voglio, ragazzi. Io mal danno, so. E qua chi c'è qua? Una festa qua. Un negozio. Vediamo. Okay. Lo schianto. Lo schianto Deluxe Motorsport. Salve. Salve. Che parlavi? Quel ragazzo sul marciapiede. Giusto per comunicare un po' con la comunità. Comunque, attualmente abbiamo ricevuto 23 risposte da parte del questionario nei confronti del comando. Interessante. Mi faccio indovinare. Io e Bradley siamo i figli di puttana. Oh, io mi sono stato una media, ho la media del 7,6. Vabbè, accetto le dimissioni a Thomas Mavaro e Pasticcino, vai. L'ha accettato. Possiamo andare in pace. Chi l'ha accettata? Io. Ma perché? Devi chiedere l'autorizzazione che devono parlare con te in privato per motivo? Allora... tanto non lo presento. Vabbè, devi ripresentare. Vabbè, guarda, modifica messaggio, devi ripresentarsi in centrale a consegnare equipaggiamento da un sergente. Il punto è che uno mi sta scassando in privato perché deve fare il W. Ti iscrivi o ti presenti in centrale a restituire l'equipaggiamento o io ti segnalo. Ah, e non ti devi fare la W. Ti faccio prendere fare... il W. Che senza W? Iscrivi o passi a dare l'equipaggiamento centrale o non te la faccio fare quello. Il WIP. Esatto. Eh? Il wipe, vabbè, mamma mia. Lascia stare, dai, mamma mia, veramente. Buongiorno, Bradley, buongiorno. A quest'ora io sarei bello che a dormire. Non è che ero sveglio a quest'ora. Medda sulla sera, sì, io sono lo staff pranzo. Impero, Medda. Cioè, queste sono le persone normali. Questi qua, alza le sere e fa colazione. Alle 18 mi poi alle 22 fa pranzo. E io non so, le 3, 4 di notte io fa cena. Io sceno alle 4 di notte e può testimoniarlo Guarnieri. Che lui è i miei orari, rendiamoci conto. Nel senso i nostri, nel senso. Si sente odore d'erba da sei parti. Erba. Dove? Qualcuno sta a fumare qua dentro, no? No. Guardate questo rosso. Probabilmente sono le mie 277 cimette che ho da parte. Guardare, andava veloce. Ah, io c'ho una
MK2 C4, piede di porco. Il mio C4, lo rivoglio indietro. Maggiore Smith, glielo dico anche lei. Mi ha rubato un C4 il maggiore Bradley. Ma? Dica. Guarda, lo sapevo che eravate. Lo sapevo che eravate in quattro. Ma no, assolutamente no. Assolutamente no. Ma che insinuazioni fa? Mi scusa, complimenti. Me le passate pure a me, per favore. Cioè, sempre voi quattro siete. Mamma mia. Lo stato c'è bellissimo. Sembra la dello stadio. Ah, forse Inghilterra sarà la prossima volta. La voglio anch'io, la voglio. Ah, devo andare a parlare con i vari locali qua delle varie medificine. Ne voglio uno anch'io di fumoggio. Non te lo posso dare. Uno, ne voglio uno, vi pago. Sono dei bambini che sono dietro. Mamma mia, mamma mia. Ma voi volete essere degradati? No, no, via, nera. Zona 397. Hanno paura di te. Ricevuto da un 2, avete bisogno di supporto? Devo io, Giaguardino, dice Guardino. No, credo che l'abbiamo appena perso. Beh, qua non c'è nessuno, andiamo al casto. Prendiamo paga, devo ricadere un attimo per comprare i kit gomme. Quindi facciamoci delle officine, quelli che ce lo fa a miglior prezzo lo compriamo. Ormai ci sono un sacco di officine, Bennis, poi ci sta il Santos, l'Istat Tuning, quest'altro qua su vicino a Mirror Park. Quell'altro. E si usa solo il custom. No, vabbè, ci sono un po' tutte. Io devo stare a prendersi bene. Bradley, quando è che io te ci trasferiamo all'FBI? Ma come? Domani, tipo. Ma quando? Ok. Quid. Salve. Buonasera, c'è un direttore. Io vi trovo un attimo, perché come? Nessun direttore responsabile? No. E che palle. Vabbè, niente. Allora, che stato? Cosa devi riferire? Mi dica. No, devo parlare col direttore. Un direttore. Adam 3, attack, primo attack disponibile, ande convergete al ponte. Non ci sono, sennò li chiamavo. Però sono. Diciamo che si stanno preparando la cena. E niente, allora passerò più tardi. Allora, arrivederci. 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 Non fate guidare, Brando, è pericoloso. Non abbiamo Brando in volante. Ah no. Dai, io sono Brando. Ma l'ha riparata la macchina? Non ce la fai. Allora, ma c'è. Ma dillo prima, ma no? No, guardi. No, vede, non c'è nessuna pistola. Ma il collega. Lui costringa a chiamare la finanza. Ma il collega assomiglia a Brando. Ma è Brando, ma qua. Ma è Brando! Ma quale no, Brando? Brando? Cioè, mi dovete dire dove sta Brando. Dove cazzo sta Brando? Dove sta Brando? È bruttissimo Brando, guardate quanto è brutto. Ah, volete dire che... cioè, chi è che assomiglia a Brando? Quello là, quello là, quello questa là. Questa specie di uomo. Questo qua? Fatelo ridere così. Oddio, stavo dicendo facetelo. Facetelo ridere. Facetelo ridere. Veramente. Io non faccio prego, a fa niente, perché se per caso mi sbaglio... meno male che offri, tanto... non te lo pagavo lo stesso. Neri. Hai capito? Che problemi, putin. Ma devo venire. Arrivederci. È Brando, è Brando. Arrivederci. Ok, signore, abbiamo l'auto riparata in questo momento. Non c'è bisogno che li studi. Bisogna guidare bene. Comunque era come ti presenti al colloquio. Piero, giusto. Vai il set tuning a sinistra. 5-1 che massimo per lì. 45 freccia a destra. A posto. Sei vicino East più? Side tuning. Beh, siamo dentro. C'è dentro. Non c'è un capo di nessuno. Non c'è un'auto vedere dentro. C'è nessuno? Cioè, invece di aprire il garage intero hanno tagliato. Wow. Cosa? Cioè, ci sono due garage al posto del garage intero. C'è? C'è nessuno, basta, apposta, sono andare. Non c'è ancora gente. No, sono due porte sono. Ah, in quello intendi. Sì, ma dovrebbe essere una 61, capito?
Non c'è bisogno che ti studi i protocolli o altro. Di là, a sinistra, quello di destra non si apre. Ma tu, veramente? Lo so. Oh, no. Ah, ma è un cancello. Ah, io penso ah ma posso guidare io? Sennò tu non sembri più addormentato di... Stiamo andando... Di un bralico. Smith, mi ascolti, lei è più anziano, quindi ha pieno potere su Bradley, faccia ciò che deve. Bradley, va a destra, qui a salita, va su a questo locale, questa vicina. È rosso, rosso. Vai, rosso non esiste in America. Come se che Quando si svolta a destra, quando ha si svolta a destra... rosso a Los Santos non esiste. Esatto, perché... quando si svolta a destra, in America in generale, non esiste il rosso. Puoi sempre svoltare a destra. Qua siamo a sinistra invece. Ok, in Los Santos infatti esiste lo stop, con il rosso non lo conosci tu. Dai, muoviti, mamma mia, mi viene la pecora. Dove vai? A destra. A Mirror Park devi andare. E cosa dobbiamo fare a Mirror Park? L'officina? Mamma mia. C'è lo sbandolero, se c'è, qua vedi? È chiuso questo. Domani che ci stai mandando la sala. Fate il TSO a questo studente. Alle 7 di pomeriggio. Cioè, come dicevete, vado. Cioè, davanti al custom. Qui Adam Dea, esegue 1080 civico 215, richiamo tu Adam di supporto, vecchia centrale. Sì, Adam 5 converge in supporto, siamo dove ha fatto la Adam 1 c'è sul posto. Siamo a... Adam 1 c'è già sul posto? Si trova vicino al 6217. Affermativo, convergete anche voi allora. E dove stanno? Vanilla. Chihuahua. Garage centrale. In caso di ulteriore supporto chiamateli in radio. Vi siamo dietro. Adam 4 è nelle vicinanze. L'Adam la giornata, destra, erano sopra. Cazzo, L'Adam Dea. Dritto. Ma ci vengono contro. Una squadra efficace? Il 1080 è al parcheggio centrale. Mi stiamo dietro, che non 5. Si sta dirigendo verso l'ospedale, parte posteriore. Ha imboccato la tua strada adesso. Abbassatevi tutti, che prendiamo più velocità. Che la danza senza rampeggiante accesi che corre così? Scarlet check. Sei in pattuglia con Purple? Affermativo. Ricevuto, mettetevi pure da un 7. Siamo di nuovo davanti all'ospedale, adesso stiamo passando davanti al garage centrale. Ha fatto un incidente al FIB? Mano inculato, vai. Adam al 1080, Adam 6, Adam 5, Adam 1, confermate. Scende da veicolo. Morga puttana, signore, mi hanno beccato. Scende da veicolo. Sono bloccato, cazzo, Fermo. Mi hai squicchiato, Allargate le Adam, ragazzi, allargate le Adam. Cambi posto. Le Adam. Come faccio a cambiare posto? Non ce la faccio, sono chiuso, aiuto, signore, aiuto. Madonna mia. Com'è che allargo un Adam? Cioè gli metto il posto più? Perché mi dovrebbe buttare la ruota, scusi. Intanto... anzi no, non parlo. Che cazzo fa, signore? Perché lì? Non riesco. Ma come non usate le armi? In che senso? Ma come è andato? Sto cercando di scendere dal veicolo, però non ce la faccio. Vabbè, andiamo, ce ne va, se poi scappano. Ma lei, Maggior Bradley, mi ascolti bene, lei non deve in nessun modo mettere in discussione gli ordini impartiti da un superiore. Sì, giusto. Oh. Non usare le maschere durante l'interrogatorio, così ci sgama. E c'è pieno. Maggiore, sta sbagliando approccio, non ha capito nulla in tutti questi anni di servizio. Oh, che bella musica. No, devo shazammarla, vai. Magari copy. Devo shazammarla per Smith. È andato sopra, mi roba. Allora, situazione 1080. No, aspetta, ci sta il vanilla pure la gente. Ripeto, Adam 1, situazione 1080. Preso, già preso. Ricevuto. Ma che fa? Che dopo? Ma dove va quello? Ma non lo so, lei... Perché ha fatto? Ma dove vai? È chiuso. Bradley, lei deve informare la squadra, però. Non può far tutto di testa sua. Adam 4 si distacca. Si è acquistato il veicolo. Dove? Andiamo, di qua io. Dai, Bradley. Guidi lei, maggiore Smith. Faccia vedere un po' il video. Forse è meglio, mi guido io, va?
Saga Bradley, come sembra. Perfetto. Come ci si sente, Bradley, quando ti ordinano di cambiare posto? Sergente Guarnieri, guarda... Ah, Davis Club, officina per moto, aspettiamo a 433. Le ordino di scendere in questo momento, Guarnieri. Dov'è il 433 Davis Club, Bab, officina e tutto? 433. Civico? 433. Tieni. Signori, ha bisogno che tutte le Adam... Oh. 10-5. Agenti, agenti. 10-5. Qui coordinatore, per favore, ultima comunicazione, ripetere. Andiamo al Davis Club, raga. Mezzo. A posto, ragazzi. Ricevuto. Stavo dicendo, lei, dandomi quell'ordine a Bradley, sta saltando la gerarchia. In questo momento il capo al comando è sergente maggiore Smith. Lei non ha potere su di me. Adam 3 ha checkestato. Non è proprio così, esci dalla volante, Guarnieri. Solo se me lo dirà il maggiore Smith in questo momento. Adam 3 ha checkestato. Al capo pattuglia. Levati le palle. Qui c'è del chiaro astio nei miei confronti. Questo non va bene e non fa bene alla nostra... È ancora in Adam 3? Aia, la schiena. Ok, ho chiesto il check, per favore, rispondete. Che sonno. Un fermo con la persona che guida. Nessun problema, Adam 4, oh. Check è stato. Adam 4, check è stato su 1. Adam 5, check è stato su 1. Grazie mille per il follow. Adam 6, check. Check è stato su 1. Salve. Adam 7, check. Salve. Perfetto, non c'è, andiamo. Squinzy, grazie per il follow. Non pensavo a streamassi e invece sì. Fai schifo. Scusa, e invece si streamo pure io. Ogni Guarnieri, tanto scendo da questa volta. Sì. Io sto andando alle armi ora. Hai altre dimissioni. Non penso giusto? Che lo farò. Lei non è più alto in grado. Guarnieri. Non salti la gerarchia, se fanno un certo Adam 7, check. Dai, raga, fate proprio schifo, fate. Cioè, il prossimo che fa un brutto del genere lo butto fuori. Marco, check. Di brutte, proprio un attimo, siamo andati in stato 2. Adam 3, check. Non c'è nessuno. Chiedi il prezzo. Prima attacco disponibile, convergito al Gabriella. Vi mando un agente della centrale. Io c'ho un amico che quando gli ruttavo gli veniva da vomitare. Mamma mia, schifo. Mamma mia. Basta, cambiamo discorso. No, è diventato un po' pesante. La sua officina è ancora viva, campa ancora. Scusate. Io non ho visto mai aperto. Abbiamo risolto, comunque da un 7 è diventato da un 1. 10-4. No, non puoi lasciarle, tu devi farti dare un sergente, la carta del protocollo, Di che cosa? Di cosa? Ah. Eh? Di come avere la voglia di vivere. Adam 6, sì. No, io sto... Diventate Adam 3, prendete la volante. Ah, stasera dobbiamo fare quella cosa. Sì. Perché? Ok. Quindi quella cosa che dobbiamo andare là... Sì. Sì. Alle 11. Alle... No. Calcola che ti abbattiamo se dici qualcosa. Esatto. Così, secco. Puff, tipo, e poi schiamo Perma in chat. Cosa scusi? Ah, ma quindi in quanti siamo? Siamo tutti, siamo. Allora, aspettiamo. Guarda che dobbiamo semplicemente fare... un 10-80. Officina aperta al momento per modifiche, Singhita. Sempre aperto Singhita. Mi fa piacere. Fino alle 7 di mattina si sta benissimo al Singhita. È aperto alle 7 di mattina? Sono stato, fino alle 7 di mattina sono stato là io al Singhita. Ma vedi la stessa cosa? Ah sì. È proprio quello che fa. No, sposta. Ti aspetto qui, Bradley. Sì. Ma dov'è? Ma... Vai. Non la fa entrare. Ok, non ti fa entrare, perfetto, no. Andiamo. Che ho la wifi dei nani. Appena do le armi arrivo, perfetto, va bene.
Ci vediamo dopo allora. Guarnire, non cambiare posto. Qualche giorno fa mi sono trovato dentro al Messina con un'arma, con una mia auto dentro al Messina parcheggiata, ma capire perché. Sono andato, me la sono presa e me ne sono andato. Ottimo. Molto lavoro. Bene. Lei meriterebbe una medaglia per ciò che fa ogni giorno per il nostro paese. Sì. Anche per il nostro, diciamo, distretto, diciamo. Esattamente. Distretto. Meriterebbe quasi una promozione. Scuola di polizia. Perché una promozione? Di più. Secca la lingua oggi, non capisco il motivo. Eh? Ma se sta secca la lingua, non capisco il motivo. Ah. Sì, sì. Perché stai cercando di tirare i miei capelli, Smith? Ma io non sto facendo nulla, io sto guidando. Pensi che io che faccio a toccare a te? Non lo so, sai, dietro c'è una grata, quindi non penso proprio siano i due ragazzi dietro. C'è il postino qua. Oh, stai andiamo lasciamo dritti su sto mucchio. Andiamo, andiamo dritti, andiamo dritti. Vai dritto, Smith, vai dritto. Facciamo la fine era di una zona vita. Di guerra, questa, però. Sì, questa era... Era bello. Cioè, era l'Afghanistan. Quanti divertivi, però, cioè... Perché era bello. Ora invece... Ti mettevi qua sopra a destra, qua sopra a destra. Ai vecchi tempi, quando c'era ancora Moretti, Biscitelli, tutta la gente. Vincente, tutti qua, tutti sul ponte a spottarli. Mamma mia. Questa era zona franca. Zona franca? Era la zona di combattimento delle persone. Guarnieri ha perso quei momenti, purtroppo. Sono due veicoli, senti tu. Attento. Oh, ragazzi, è grazie una normalissima il... zona portuale, la smettete? Signore, questa è zona riservata, che ci fa qua? Male che fa qua? Mi sente? Grazie mille per il ride, Fodus. Questa è una zona riservata, come va? Portuale. Cosa ci fa lei qua? Normalmente vengo qui sempre perché c'è meno gente per provare l'auto, ecco. Va bene. C'è meno gente. Meglio farlo in posti trafficati. Esatto. Però sempre rispettando ovviamente. Ieri c'è una volante di Marshall che sta facendo un'operazione tra poco vicino al garage centrale. Chiedo semplicemente un attimo, può girare l'intorno e succedere qualcosa. Allora guardi l'intorno 24. Ricevuto un 4. Tutto bene, Paolo, giusto? Tutto bene? Cioè, invece te a 25. Agente Witt mi riceve in radio. Si dica. Perfetto, non volevo sapere solo se la comunità di Sheila. Ricevuto. Chi lo dici? La seconda stagione di The Rookie mi aspetta. Mamma mia, veramente. Oh, The Rookie me la devo guardare io, infatti, dopo che finisco la mia... Allora, praticamente, ti allora, spoil. faccio domani ti butto fuori dalla macchina. Praticamente, al primo episodio... Non ci lamentiamo. Allora, il primo episodio bene. È sta da guardare. E in polizia di là, bello. Invece? Come che si cosa? Chiama il suo programma? The Rookie. È una serie la TV. Storia suicidi, di una suicidi poco legali. Mini socio, signori. Mini socio, signori. Sì, ma sì, ti pare che io spendo soldi per guardarmi in modo legale i siti, dai. Perfetto, guarda, ti posso ammazzare. Molto bene, mi sto divertendo un sacco. Prima volta in allora, pura, una volta c'era so l'oppio. Imparare. Io un pulato, sto andando alla vita. È l'apostrofoppio. Quindi... L'oppio. In realtà la mette, in realtà. In sull'altra città c'era l'oppio. In realtà è la mette, va. Ah, io sono messo in polizia. Tipo qua c'era una secolo, zona, c'era una fliga in mezzo all'acqua. Qua a sinistra. Lo so, benissimo, lo so. La serie TV The Rookie, caro Nico, parla di gente delle SPD di Los Angeles. Dove siamo noi. Proprio come noi, quindi. Perché noi anche noi, territorio, rispettiamo la polizia di Los Angeles. Nas 1. Picking e Nas. Sì. Teoricamente deve essere tradotto così il 3 e l'1. Ho un po' caldo. Lo so, trovato. Abbasso il finestrino per far entrare dell'aria fresca. Ah già, non abbiamo finestrini. Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, mamma mia, guarda. Adam 2, check. Ma guardate, sono tutti prendi aria, guarniere. Prendi aria, guarniere.
Primo attacco disponibile, convergito al posto non abbiamo neanche il paraurti frontale. Ma la smetti di lamentarti? Fuori! Non sei Chuck. Fuori, per me. Ciao. Ok, hai preso aria ora? Bello, che avete fatto? Hai preso aria ora? Sì, sei maggiore. Oh, ottimo. Quello dove stiamo? Sì, Jack, 96. Cosa? Non appena si libera la band 2 diventa la band 2. Mi sono messo nel ma? Posto di guarnieri appena è salito. Ma? Devo anche venire io, mi lasciano a piedi, devo anche avvicinarmi io. No, Guarneri, mi dispiace, ho preso tutto posto quando si salito, ci sono un po' da track. Oh, io c'è una mega sparatoria qua. C'è un ghetto qua. Ma sapete che c'è ancora il vecchio ospedale qua? Pot, check. Check. Aspettate da un sai. C4. La gente viene qui per stare all'ospedale, ma in realtà non c'è niente. Poveri Lucy. Non sono. Ah, andiamo a fare una cosa figa. Falli tutto, lo ti devo mandare. Se vuoi capito. Ti consiglio un Venezia Mondo, torna a cellare, abbassa gli altri. Ah sì. Ospedale, sta in centro città. Abbassiamo un po' quello degli altri, in effetti vedo che. Ma che, lei è uno sbirro? Sì. Sbirro. Mi sono sbagliato a mezzo della strada e. Guardi, le lascio il vostro. Ma che? Ma sta qua! Vado a dormire io. Va bene. Ma no, voglio andare con la macchina! Che io non me lo porto dietro, cioè non vado in centrale. Accompagna in centrale, Bradley. Venga. Che un attimo sono venuti davanti di. Per gente? Non me lo porto dietro. Ah sì, tutto. No, non mi permettere mai. Ah, intanto. Non vuole l'altro per me. Perfetto. Scambio, buona, buona cena, caro. Buona cena. Grazie mille di tutto. Ci vediamo. Ti conosco. Adam stai facendo dall'auto. Arriviamo. 10-5, ultimo. Andiamo a nord ora. Niente, Witty. Ora possiamo convergere le rapine. Io una rapina me la farei. Io farei un Gabriele a un Ponson, se scattasse. Adam 2, check. Ma è bello anche quello con lo stadio. Adam 2, check. Ponson non l'hanno, 5, l'hanno coperto? 13, convergi la frica città. Gabriele c'è ancora gente? C'è un Gabriele vedere il centralino, c'è un Gabriele scattato. No, c'è. Il Ponson è stato coperto? Ci facciamo il Ponson se volete. Andiamo a vedere il Ponson, è coperto. Coordinatore, affermativo. Dio. Vabbè, andiamo a nord. Prossimo è Gabriella, Ponson che scatta. Chiediamo di intervenire. Wow! Stiamo andando a vedere un po' la zona nord, facciamo un po' un giro dei campi, vediamo se c'è un po' di gente. Andiamo a vedere le mucche, andiamo a vedere un po' la caccia. Ringrazio, massima discrezione per ora. Ricevuto. Coordinatore un attimo, Adam 2, convergi in supporto al garage centrale, state nei dintorni e ma una flica lei... Non vi date il... No, le fliche non le faccio da 15-18, vi odio. Ah, mucca! Oddio, ci sono mucca! Ho ucciso la mucca! Oh no, era mucca! Oh mamma mia, ho ucciso la mucca! Affermativo, già comunicato. Chi mi richiedeva? Poverina. Marcia, restiamo nei paraggi, se avete bisogno chiamateci a radio. Potremmo avviarla, facciamo un paio di bisecche stasera. Luce verde, è un veicolo verde, sportivo, hanno preso il marcio. L'hanno rapito? Sì, non era uno scherzo. È una luce verde, gli state dietro. Adam 3, check. Convergi in supporto di Adam 2 al 1080, Adam 2 al 1020. Credo sia una 397, vedo il GPS acceso. Sì, è quello.
Vabbè. Seguiamo il Marshall. Se lo gestiscono loro. Poi si chiamano, convergiamo anche noi. Beh, signori, ditemi un po', che mi raccontate? Chat, quindi. Che mi raccontate? Oh, scusate, sono tornato indietro. Macchina verde, ragazzi. Come sei uscito, scusami? Come sei uscito? Non fare queste domande. Non lo so. Non lo so. Coordinatore, prendo fuori strada io. Come stanno convergendo sti qua? Decidere in radio, comunicazioni sono importanti, non parlate troppo. Al fuoristrada, siamo al 380 verso negozio di elettronica. Vabbè, se poi ci chiameranno mai andare, ci andremo, ovviamente stiamo qua. Ti immaginavo più vecchio, ecco. Come immaginavi più vecchio? Quanti anni pensavi avessi? Porco Giuda, a parte che... Ma... L'ho colpito, totalmente. Chi è l'Adam? Quanti anni pensavi che avessi? A parte che devo modificare che ho 19 anni, in realtà. Non ce ne ho 18, però... Ma questa auto qua? È dal Marshall, c'è dal Marshall. Ma è un'auto dell'RSPD questa? Sì, sì, sono io, ero impegnato nell'istrumento. Abbiamo un'auto dietro che ci sta inseguendo insieme a fuoristrada. Potrebbero essere dei complici. Sì, Marshall, per favore. No, non è dell'RSPD. Potrebbero essere dei complici, ho un'auto garage centrale, siamo in garage centrale. Allora, signori, attualmente garage Adam 2 e Adam 3 devono essere al 1080, altri Adam continuano il pattugliamento. A parte che devo modificarlo, infatti me l'hai ricordato che devo modificare che non c'ho più 18 anni ma ce ne ho 19. Cioè non so che t'ha messo, cosa ho messo in realtà. No, è nulla, è nulla. Ok, andiamo allora. Ha superato la montagna e al Nadir. 05 è una fake call? Sì, sì. Ovvio, è una fake call che faccio apposta a mettere. Faccio apposta a mettere 05. No, 05 è il giorno della mia nascita, ma non è il giorno dell'anno della mia nascita. Sono 02. Sono un 02 e basta. 10-20, Raikos è aperto il fuoristrada. È arrivato. Forza, non li hai lasciati da soli. Mi hanno pittato dopo che erano. Grazie per il follow. Interrompi il segmento Master Gamer 91, benvenuto sul canale. Grazie mille. Andiamo a vedere la caccia. Non ci sono mai andato. Ti ho provato una sera, poi è successo un caso. Il veicolo che mi inseguiva mi ha pittato e ho perso completamente il 1080. Ricevuto Adam 1, ricevuto Adam 4, convergi in supporto di Adam 1 al 1080, Adam 1 1020. La macchina fissata è quella del 1080, signori. Il 1080 dei Marshall? Ma sto furgone com'è salito su, scusatemi? Non lo so. 1020? Di Marshall? Scusa, l'informazione. Scusi? Prego. Ma come siete saliti fino adesso su quel furgone? Mi si sono cambiate le gomme oggi, avevo quelle da sterrato io. Ah. Solo che ci ho fatto caso una volta arrivato su, caro. Okay, va bene. Il soggetto sta andando verso il Vanilla, girato per l'Africa città. Oh, Maronna, che c'è, Maronna? 80 diversi sono lo stesso veicolo. Che è successo? No, non penso. Noi qua siamo in grazie due, per il follow Twitch, Ginko. Oi, Ginko. 2 10 80 diversi. Benvenuto al canale, Ginko. Ricevuto. Vieni. Quindi Adam 2 e Adam 3 al 10. Ancora mi hai visto il follow, Ginko. Adam 1 e Adam 4 al 10. Sono piccolo, sì, quanti anni hai tu, scusami? Adam 2 non siamo più al 1080, siamo distaccati, abbiamo perso il veicolo. Ho ricevuto. Officina del nonno. Da ora in avanti, con il 1020, specificate l'Adam, per favore. Il 1080 che state eseguendo è il veicolo che mi ha affittato per farmi perdere il fuoristrada. Il 1020 è reclute di Adam 2, dove siete? Presente.
Sì, eccomi. 572. Non si è fatto così. 10-20 di Adamuno, qua siamo all'ospedale. Abbiamo girato per l'autostrada, altra volante. Andiamo verso il convergente in supporto di Adamuno. Madonna, oh raga, però non è WhatsApp, è stato utilizzato troppo la radio, ma basta, eh. Adam 4. Ci siamo dietro. Ok, rispondete allora. Autostrada Empire. Se vi stanno dietro non date più 10-20 in radio. Non ho il coltello. Qui ad Amuno, chiediamo l'autorizzazione della... Vabbè, ma comunque... Non devo ancora vista dove vai la mattina in live. Eh sì, a mattina o comunque anche pomeriggio ogni tanto. Le dimostri... Ah, ne hai 22? Beh, sei solamente 2 anni più grande, 3 anni più grande di me. Ne dimostri 30? No, perché? C'è nessuno già la caccia? Uno solo. Ah, c'era? Sì, c'era. Vabbè, gli altri sono andati via, erano quelli che... Ma che succede in radio, Warneri? Hanno rapito un Marshall? Unità Marshall, il radio ci riceve? Mi ricevete? Hanno rapito un Marshall, Warneri? Come procede il 70? Vabbè, non c'è. Il 70, io sono stato acquistato dal veicolo e ho perso il veicolo. Ora sono qui al luogo. Lo stavo ascoltando, che c'è? Hanno rapito un Marshall, no? Ricevuto. Sono quello che è stato rapito? No, no, è salvo. È salvo, e niente, Andreox. È pericoloso. Sei vecchio, allora. Sotto un... Signori, che è sto casino in radio che sento da 20 minuti? Che succede? Ok, ma riuscite a fare delle comunicazioni più sane, per favore, che mi state distruggendo le orecchie? C'è un Gabriella. Siamo a nord, io poi devo andare a tra 20 minuti e mi va la pizza, quindi devo andare. Adam 2, convergi il supporto al 1080 di Adam 1 e Adam 3, 10-20. Mi stacco io. E siamo occupati. Mm? Andiamo tutti. Sì, facciamo un giro, andiamo tutti in centrale, mi sa, adesso. Facciamo un giro da 3026 e poi andiamo giù. Va benissimo, Gabo. Lei che comanda. Adam 4, siamo esattamente davanti alla 217. Noi siamo come la pecorella qua, sorgente. Corri, corri, ogni volta che qualcuno ci chiama, che... Status 2, 1080 con Adam 1. Abbiamo un'altra vettura che ti sta inseguendo, se vi tampona, arrestatelo per entrare alla giustizia. Che c'è qua di bello? Qua è nulla, qua su c'è un locale. Sul Cile c'è un locale, lo Skyfall. Sì, l'ho visto, però... No, neanche io. E poi qua c'è anche è troppo bianco per me, mi dà fastidio. E qua c'è anche un altro locale, Elena House, qua a sinistra. Abbiamo girato su strada Vanilla. Ma che veicoli erano quelli? Avete visto? C'hanno sostituito il SUV, c'hanno? Hanno sostituito il SUV! Ah! Cosa? Hanno sostituito il SUV! Ma no, mi confermate che vi siete uniti a 180 di Adam? Hai visto? In fuori strada, secondo me. In fuori strada, sì, ce l'hanno sostituito. Non è questo, ma comunque il 180 è perso. Reyes. Bello, bello. È perso il 180, sono già da 9. Questo è un tryhard che va sui campi. 10-4. C'è macchine sui campi, infatti. Volante, qua siamo in due, il radio, sì, comunque boh. Ci spara questo tra poco, io mi allontanerei. Negativo, mando io, non prendete iniziativa. Comunque mi conosci nel RP. Certo che lo so che ti conosco nel RP, so che sei Simpson, quindi lo so. Comunque sì, se ho un città prima urlato, ben meno male. No, vai un attimo a paletto, prendiamo il fuori strada, vediamo un po' com'è. Eccolo. Ok, è risalito, sta facendo la curva dello Santos. Jack Marshall. Se la vedi donna. Marshall, il soggetto è al 200, alla città del 217, nelle celle. Nuovo fuori strada hanno messo qua, mi piace. Veramente curioso, potrebbe diventare il mio nuovo veicolo.
Però è bello, è il fuoristrada che hanno gli sceriffi, sarebbe questo. Quello lì, il fuoristrada che hanno gli sceriffi. L'ho visto. Ecco qua. Adam, se... Ma che bei lampeggianti che ha. Ah no, hanno messo quelli brutti, hanno messo. Però è bello, cioè. Non è male, non è male. Dipende, perché se va a 150 all'ora anche no. Nuovo fuoristrada, ci sta. Il condottiero è bruttissimo. Tutto fatto. Tutto dritto, tutto piatto, eh. Tutto carino. Davanti no, davanti è carino. Ci sta. Passo le 200. Non so, sono andando piano io adesso. E non voglio fare. Oddio! Ottimo. È morto? No, ancora io. Nico? Nico? Rimane lì solo una lampada di arresto e il resto riprende il pattugliamento. Che da sotto c'era l'uscita d'emergenza. Oh, mamma mia. Foto lo sono cascato. E niente. Niente. Alza un po' tutti i volumi, accendiamo long game TS, è basso, prima avete di alzarlo, di abbassarlo, raga, madonna però. Dimmi un po' quanto va. Così proviamo a vedere. Vai, vai. Grazie del sostegno, complimenti a tutti. Sì, quello lì c'è un bacone su, quello lì. Evitiamo, si alza sia il tuo che quello degli altri. Boh, adesso vedremo, boh. E beh, tutta qui. Ma da muro, c'è anche stato. Ok, questa massima. Adesso lo vedremo. Penso che l'uscita ma. Adamuno c'è 200, penso sia 200, penso, perché non fa più così. Vabbè, giusto fuori strada, Adam 2 check, vuoi. È giusto che Adam 3 check. Ma in che senso si Adam alza, Cico? Adam 4 check. Check, stato su 1. Adam 5 check. Stato su 1. Adam 6 check. Come senti come sono i lampeggianti? Adam 9 check. Cioè come sono la sirena? Check, Adam 9 è stato su 1. Come le altre? Ricevuto. Ok. Belle le luci dietro così fuori, quelle dietro, la striscia di luci dietro così. Adam 9, primo attacco disponibile, convergimi al 24-7 Grove Street. Un attimo, siamo in status 2, signore, siamo in status 2. Ah no, ok, stiamo convergendo, a posto. Stato su 1, stiamo convergendo. Adam 7, check. Ho alzato ora il volume, vediamo un po'. Adam 7, check. Mi piace. Questo assomiglia tanto alla macchina che quando vado un ferie prendo. E si chiama la... Ah, sì, ma il 24-7 già coperto. Non è coperto da mezzo il quando non, fare non l'hanno comunicato, ok, vabbè, fa niente. Allora tornate pure in nostro rosso. No, prendo sempre questo tipo qua, queste jeep così belle. Per l'Adam 9, mentre l'Adam 7 benzina, converge da Little Soul. Così sta tranquillo. Ah, però. Little Soul è quello coperto. Sì, vabbè. Sei in America? Sì. Qua costa 90 centesimi al gallone. Ah, sono entrambi coperti, ok, non hanno comunicato i radio. Allora niente, riprendere il pattugliamento dal 9 all'AM7. Non mi ricordo. Aramotto 18. Adam 5 check. 16-5. Adam 5 si sta scegliendo. Ricevuto. Adam 9 è in status 1 attualmente. Adam 8 check. Perfetto. Check. Convergimi il Gabriele. È stato disponibile. Un piacere. Ci vediamo subito. Ciao, buona serata. Primo attack disponibile. Bello. Ciao Smith. Ha rotto le scatole. Ero in blanco quando mi ha richiamata. Ah, Lily clutch la Blaine. Che stai facendo? Sì, l'abbiamo vinta. Ah, ho fatto sacrificio, cioè mi sono sacrificata per la patria entrando per prima. Chiediamo una patria di supporto.
Dai, però un attimo, ma tutti hanno notato che la nostra carabina ha un rinculo che va tutto fuori al cielo. Adam 6 a 10.80, Adam 6 a 10.20. Invece lo SCAR... Io non sparo mai, le mie irruzioni sono... o sacrificio umano, oppure supporto, chiamati in radio, sto dietro e fanno solo una tutti pattuglia. Gli altri. 10-4. Perché devo cambiare uno questo? Ah, no, muoviamo verso il garage centrale. Come stai, Nico? Bene, 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 bene. Mi hanno detto che ci sei quasi rimasto. Lasciamo bene. Lasciamo bene. 10-20, 2-2-2. Ciao, Smith. Ciao, ciao. Lo so, sti due giorni non ci sono stata. Smith, sei fidanzata, Smith, sei fidanzata. La sera, ogni tanto. Lo so. Io vado fuori, io vado in vacanza. Smith. Ciao. Arrivederci, Smith. Arrivederci. Quindi ragazzi, io adesso vado in G7, quindi vado, stacco la live. Ho tanto aperto. Vi ringrazio tanto per essere stati con me. Vi ricordo di... 4, vi ricordo di, diciamo, fare punto esclamativo comandi per poter accedere a uno dei comandi, come c'è il bot, punto esclamativo comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube, per delle repliche delle live, punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo nella prossima live. E vi lascio